C'è la reazione, ma non la sostanza. Il Taranto cade per la terza volta consecutiva 2-1 contro la Turris, sfiora anche il pareggio sul finale di gara, ma viene condannata fondamentalmente da due errori. Eppure la formazione di Capuano era partita meglio rispetto alle altre partite. 3-5-2 per il tecnico campano. Russo in porta, Manetta, Antonini e Vona in difesa, Evangelisti, Labriola, Romano, Brandi e De Maria a centrocampo con Guida e La Monica in attacco, insomma un 11 completamente nuovo. 3-4-3 per la formazione di Padalino. Parte la squadra della Turris al terzo minuto con il tiro di sinistro di Giannone dei 30 metri bloccato a terra da Russo. Quarto minuto, da lunga distanza c'è una conclusione di Romano, Perina deve tuffarsi per evitare il peggio. Undicesimo, Taranto in vantaggio. L'azione è personale da parte di Guida, quasi dal vertice destro dell'area di rigore della Turris, si accentra leggermente, scaglia un tiro che finisce sotto l'incrocio. Taranto in vantaggio a Torre del Greco. 19esimo, il Taranto va vicino al raddoppio, punizione di Guida, colpo di testa di Manetta che chiama all'intervento non semplice Perina. 25esimo, la Turris prova a pareggiare, ci riesce con Leonetti su assist di Ercolano, l'arbitro fischia offside. Minuto 37, il pari della Turris, c'è un calcio d'angolo e un'uscita imprecisa da parte del portiere russo. Frascatore colpisce di testa e insacca facilmente a porta vuota, è 1-1. 43esimo, azione pericolosa della Turris, ancora su calcio d'angolo Santaniello, schiaccia ma è impreciso. Nella ripresa parte il Taranto al terzo minuto con la sponda di Romano in area piccola per Tommasini che si gira ma al momento della conclusione non trova l'impatto con il pallone. Al settimo, punizione di Romano, direttamente in porta Perina, non si fa sorprendere. Minuto 60, cross di De Maria, palla che attraversa tutta l'area arrivando dalle parti di Mastro Monaco che non riesce però a inquadrare la porta. A 10 minuti dalla fine c'è il gol partita della Turris, azione che parte dai piedi di Maniero in profondità per Ercolano, conclusione che viene deviata dal portiere russo. Ma è corta e allora Longo insacca e porta avanti la formazione campana. Il Taranto l'occasione per il pareggio, un minuto dopo il vantaggio della Turris con Degidio, bravo a girarsi in aria, sfiora il palo. Il Taranto trova anche il gol del pareggio, ma il tocco di Infantino al quarto e ultimo minuto di recupero è decisivo con la mano. Finisce 2-1 per la Turris, per il Taranto, come detto, c'è la reazione, ma la sostanza ancora no. Domenica prossima il match interno contro la Fidelisandria.